Oggi vediamo le 10 migliori build da utilizzare in questo finale di stagione di Warzone 2.0. Andremo a vedere quelle che secondo me sono le 10 armi da utilizzare con i relativi setup e calibrazione. In più, per chi arriva alla fine del video, ci saranno 5 bonus. Piccola premessa, non sono perfetto, non è detto che queste classi e queste configurazioni facciano per voi, però se vi va provatele e fatemi sapere cosa ne pensate. Cominciamo! In quinta posizione troviamo il Castov 762 accompagnato dal Chimera. Questa è la build del Castov, quindi come volata ZLR Talon, canna CAS 10-584, ottica AIM OP V4, caricatore da 40 colpi e sottocanna FTAC Reaper. Detto prima, molto efficace, ottima a lunga distanza, ideale per i fight a medio-lungo raggio. In questo caso al Castov accompagniamo il Chimera, canna 6,5 IXF OP 40, laser 1MV Quickfire, calcio Ravage 8, impugnatura di 37 e caricatore da 45 colpi. Ottimo controllo sul corto raggio, anche sul medio raggio, su lunghe distanze pecca un po', ma per quello abbiamo il Castov. In quarta posizione troviamo il TAC-V e il Vaznev. Io ho provato a configurarlo così perché l'ottica base del TAC-V è piuttosto pulita, quindi ho un'ottima visibilità anche su lunghe distanze, ho provato quindi a configurarla senza il mirino. E fatemi sapere se anche voi vi ci trovate. Comunque, come volata, ZLR Talon 5, sottocanna FTAC Reaper 56, munizioni ad alta velocità, caricatore a tamburo da 50 colpi e impugnatura FSS da combattimento. Come dicevo all'inizio, l'ottica è davvero molto pulita e permette di avere un'ottima visibilità su qualsiasi distanza. Mal che vada, vostra preferenza, potete scegliere quello che vi aggrada di più. Il TAC lo accompagniamo con il Vaznev, non è il migliore degli SMG, ovviamente, dato che al momento il meta è il Fennec, lo andremo a vedere più avanti, però comunque regala delle piccole soddisfazioni. Se vi annoiate a giocare sempre con le solite due armi, potete provare questa configurazione. Volata Singard MKV, Laser Schlager Pack Box 4, calcio Otresat, impugnatura Demo X2 e caricatore da 45 colpi. Proseguiamo, al terzo posto troviamo il Signal 50 con il Castov 74U. Ovviamente i cecchini non one shotano in questo gioco, io personalmente preferivo quando one shotavano, non lo so, fatemi sapere voi se è meglio adesso o era meglio in Modern Warfare 1. Comunque, la classe del Signal 50, mi raccomando rimanete fino alla fine del video perché poi ho anche una classe bonus per il Signal con una configurazione leggermente diversa che lo rende un pelo più aggressivo. Volata silenziatore Talon 16, canna TV Kilo 50, impugnatura Cronen Blockade, munizioni calibro 50 ad alta velocità e sottocanna FTAC Reaper 56. Lo accompagniamo al Castov 74U, in Warzone 2.0 è un fucile d'assalto, quindi secondo me anche a medio-lungo raggio può dire la sua, ed è configurato così. Volata Gauge 9 Mono, laser Schlager Pack Box 4, ottica Slimline Pro, calcio Otresat e caricatore da 45 colpi. Siamo in seconda posizione, troviamo il TAC 56 e l'Ackman Sub. Nonostante anche per il TAC 56 l'ottica sia molto pulita, in questo caso ho deciso di cambiare e ho optato per l'ottica AIM OP V4, il caricatore da 60 colpi, munizioni ad alta velocità, sottocanna FTAC Reaper da 56 e volata Gauge 9 Mono. Come secondaria il Ackman Sub, non scioglie i nemici come il Fennec, è un pelo più lento, ma come dicevo prima, se vi siete stufati di giocare con le solite due armi, fate questo tentativo e fatemi sapere cosa ne pensate. Volata Singard MKV, canna Lachman Pulsar, laser da 1MV Quickfire, impugnatura Lachman TGC 10 e caricatore a tamburo da 50 colpi. Infine arriviamo in prima posizione con gli ormai ben noti RPK e Fennec 45. Questa è la classe, o comunque le armi, che in assoluto stanno andando per la maggiore. Volata Zulu 60, laser Schlager Pack Box 4, ottica SZ Vortex 90. Io gioco con questa, ma per quanto riguarda le ottiche è sempre vostra preferenza, giocate con quella con cui vi trovate meglio. Munizioni 7,62 ad alta velocità e sottocanna FTAC Reaper 56. Come secondaria ovviamente il Fennec, configurato così. Volata Singard MKV, canna Fennec Minitac, laser VLK LZR 7MV, impugnatura gommata Fennec e caricatore Fennec da 45. Ma se vi siete rotti le scatole di giocare sempre con le solite armi, vi mostro altre 5 classi bonus che potete provare in alternativa a tutte quelle che abbiamo visto finora. La prima include il Castov 762 e il Fennec 45. La configurazione del Fennec non cambia assolutamente rispetto a quella che abbiamo visto poco fa. Invece per quanto riguarda il Castov, questa è una configurazione un pelo più aggressiva e
canna CAS 10584mm, laser FSS Ole V, ottica EMOP-P4, caricatore da 40 colpi e munizioni 7.62 ad alta velocità. Come dicevo poco fa, invece, la classe del Fennec rimane invariata. Una classe bonus che vi suggerisco di provare è questa, che include appunto il Signal 50 e le Basilisk in akimbo, se ce le avete, che secondo me fanno malissimo, ma anche qui mi rimetto a voi, fatemi sapere se anche per voi è così. Ho leggermente cambiato il setup del Signal 50, quindi in questo caso uso il Bruen L40 Cobra come volata, canna 29 TV Kilo 50, laser FSS Ole V, munizioni calibro 50 ad alta velocità e sotto canna FTA Creeper 56. Qui per puro divertimento ho provato ad accoppiarci la doppia Basilisk, quindi canna 10,5 FTA Arrow, laser Revo LSD, che non è la droga, S7MV, impugnatura Basilisk Akimbo, caricatore rapido S40 e azione grilletto Bryson HTA. Secondo me a corto raggio non ce n'è. Classe bonus 3. I cecchini non one shottano e se volete un'alternativa al cecchino, la mia raccomandazione numero 1 è l'EBR14. E se settato in maniera corretta e se imparate a controllare un po' il rinculo senza tappare come dei folli, con 2-3 colpi atterrate tutti i nemici e ricorda molto il DMR meta. La build è questa. Volata, Polyfire S, canna 18 T300, ottica FTAC Locus SP, caricatore da 20 colpi e sotto canna FTAC Creeper 56. Alle BR ci ho abbinato doppia pistola dell'X12 che si difende piuttosto bene. Quindi canna carrello XRK Sidewinder 6, laser per pistola da 1mV, impugnatura Kimbo, caricatore da 33 colpi e azione grilletto XRK Lighting Fire. Bonus numero 4 è l'STB 556 accoppiato sempre con l'X12 in akimbo. Il rinculo in quest'arma è pari a 0, quindi fate un tentativo e ditemi se in effetti può essere utilizzata al posto dell'RPK. La build è la seguente: volata Ecoles 80, canna Bruen S 620 24 pollici, ottica Cronen Mini Pro, ma qui potete tranquillamente anche optare per la Slimline o quella che preferite, caricatore da 42 colpi e sotto canna FTA Creeper 56, abbinata all'X12 akimbo, anche in questo caso carrello XRK Sidewinder, laser per pistola 1mV, impugnatura X12 akimbo, caricatore da 33 colpi e azione grilletto XRK Lighting Fire. L'ultima chicca, l'ultimo bonus, bonus numero 5, vediamo il Fennec solo configurato in questo modo. Differisce dalle prime che abbiamo visto, con il mirino laser alternabile che secondo me può dire la sua. Impugnatura gommata Fennec, caricatore Fennec da 45, volata Singard MKV, infine canna ZLR Ignition. Con questo tipo di laser quando andiamo in mira siamo inclinati e come potete vedere abbiamo molta più visibilità. Fa malissimo, fatela ragazzi. Bene bene, anche per questo video è tutto, io spero vi sia stato utile, se sì mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, provate le classi e commentate. Come dicevo all'inizio non sono il numero uno, non pretendo di esserlo, questi setup sono solo dei consigli, dei suggerimenti, mi farebbe molto piacere se li provaste e poi insomma fatemi sapere. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!